Terza tappa per la Dakar 2020, l'anello di Neom, frazione preferita da David Casterà, il direttore della corsa, per un totale di 426 km di prova contro il tempo. La giornata iniziava bene per Al-Qassimi, partito terzo della classifica generale, ma il pilota arabo è stato costretto al ritiro a seguito di un brutto ribaltamento che ha distrutto la sua Peugeot. Fine della corsa anche per Vasiliev. La sua Mini John Cooper Works ha preso fuoco, mandando in fumo le speranze del pilota russo e del suo navigatore, che fino a quel momento erano saldamente in top 10. Giornata vissuta col piede pesante per Yazid Arraji, che ha spinto forte fin da subito, lasciandosi alle spalle i problemi di navigazione della prima tappa. Sesto posto nella generale per l'arabo. Buona giornata anche per Seida nella sua Mini, ma lo spettacolo è stato offerto dai vincitori delle ultime tre edizioni della Dakar, Peter Ansel, Sainz e Alatia. Sono 18 le vittorie totali del terzetto e ciascuno di loro vuole essere il primo a vincere in Arabia Saudita. Peter Ansel, nonostante avesse iniziato bene, è stato tradito dalle note del roadbook in inglese, perdendo terreno negli ultimi chilometri. Dopo aver sofferto per via di sei forature in due giorni, il campione uscente Nasser Alatia ha spinto forte con il suo Toyota Hilux, scambiandosi il comando della gara con Sainz per parecchie volte lungo il percorso. Alla fine, il principe arabo si è dovuto accontentare del secondo posto di giornata dopo aver superato strada facendo il suo compagno di team, Ginier de Villiers. La navigazione oggi è stata difficile, è andata così, siamo stati prudenti, ci siamo abituati, commenta Alatia. E dopo aver vinto la Dakar nel 2010 con Volkswagen e nel 2018 con Peugeot, Carlos Sainz sembra essere a suo agio con il buggy Mini. Sotto pressione dai diretti rivali, Carlos e Lucas Cruz non si sono lasciati impensierire, volando tra le dune. E sentiamo cosa dice Sainz una volta giunto al traguardo. È stata una tappa fantastica, abbiamo visto territori straordinari. È stata dura anche per la navigazione, adesso dobbiamo solo aspettare gli altri per vedere com'è andata. Ed è andata davvero bene per Sainz, che si porta a casa la vittoria di tappa davanti ad Alatia e Prigonsky. Quinto un buon Alonso, da sottolineare il risultato dello spagnolo dopo una seconda tappa da dimenticare. Sainz consolida la sua leadership nella generale davanti ad Alatia e Terranova, con Peter Ansel che finalmente sale al quinto posto. E veniamo agli SSV. Austin Jones, alla sua prima Dakar, continua ad andare forte e dimostra di poter puntare ad un posto nei primi cinque della generale. Continua poi la favola di Antonio Hinojo López, che si conferma saldamente sul podio in questo momento, ma attenzione a Curry, che vuole fortemente regalare agli Stati Uniti la prima vittoria della Dakar. Dopo un buon trascorso sui quad, da tenere d'occhio anche Sergei Karjakin, che si sta ben comportando sino a questo momento. In generale, tra Curry e Chaleco Lopez sono appena 15 secondi di differenza, segnale che in questa categoria la Dakar è più aperta che mai. Woman at 40 back, Karjakin and Jones within 13 minutes.